Melissa Satta scatenata al karaoke, ma senza Matteo Berrettini, il che fa insospettire i fan, già in crisi. Serata in allegria per Melissa Satta. L'ex velina ha trascorso in compagnia di amici VIP e non, cantando al karaoke e ballando. Insomma, una serata di sorrisi e divertimento. Ma i fan hanno notato un'assenza importante. Dov'è Matteo Berrettini? Non è più un rumore il fatto che i due stiano insieme. Sono stati loro stessi a pubblicare un post rendendo tutto ufficiale. Ma il dubbio ai follower viene quando nelle varie storie Instagram di Melissa, durante una delle tante canzoni che ha cantato seguendo il lead, spunta un atteggiamento sospetto. Davide Donadei, nuovo tatuaggio dopo le delusioni amorose, ecco il significato. Modello in reggiseno e per Izoma, influencer star del golf, immagine del brand, se ne va, ruba il lavoro alle donne. Il tennista sta recuperando da un infortunio agli addominali, che lo sta tenendo lontano dai campi da tennis. L'ex velina, invece, si diverte con gli amici al karaoke. Facevi le tue scelte. Chissà che pretendevi, intona Melissa con il comico Gianluca Fubelli, detto Scintilla. Proprio sulle note di Ranieri in Perdere l'amore che Melissa sembra commentare in modo sospetto. Sulle parole succitate, ecco la modella che fa dei gesti significativi, agitando la mano quasi a voler dire non pretendeva nulla. Punto. Cosa avrà voluto dire? Sarà un sempre commento dovuto alla canzone? O c'è dell'altro? I fan attendono altri indizi per scoprirlo.